Una forza che distrae. Dopo la morte di mia figlia, chiusi le valve del mio sentire come fossero pietra e ho usato il corpo fisico come catalizzatore di piacere. Che cos'è il piacere se non una forza che distrae il dolore? E il piacere diventò pura devozione. Ho partecipato a centinaia di feste e ho frequentato decine di guru, ma il dolore violentava ancora la mia attenzione e profanava i miei piaceri. Un giorno, in cui la mia mente era bassa e la coscienza la poteva penetrare, il dolore fuggì presto e si aprì alla maggioranza del divino, che subito mi disse: «Accetta la morte di tua figlia come insostituibile e divina».